Noi abbiamo iniziato un percorso che è stato un percorso che è cominciato dal ritiro, che è passato per il girone d'andata. Adesso ovviamente stiamo arrivando quasi in fondo e posso dirvi che ad oggi ho la sensazione che abbiamo fatto un buon lavoro, però il lavoro non è concluso e quindi dobbiamo rimanere ancora molto concentrati su quello che è l'obiettivo della partita di domani. Tanta prudenza, Michele Mignani prepara così il derby tra il suo Bari e la Fidelisandria, in programma domenica alle 17.30 per la 34esima giornata di campionato. In caso di vittoria e mancato successo del Catanzaro, Antenucci e compagni sarebbero in B, ma l'allenatore biancorosso preferisce non scoprirsi. A me non piace giocare a orari diversi dagli altri, non mi piace proprio. E se devo scegliere preferisco giocare prima rispetto che dopo. Non lo so quanto può condizionare, perché ognuno ragiona con la propria testa. A volte può essere uno stimolo, un risultato positivo o negativo, a volte può essere una zavorra. Non lo so, io vorrei che i miei ragazzi non guardassero quel risultato, ma non succederà assolutamente. Di fronte ci saranno due squadre separate da 43 punti in classifica. La Fidelis arriva però a Bari forte di 3 risultati utili di fila, mentre i biancorossi hanno vinto le ultime 4 gare. Mignani diffida della graduatoria. Le insidie sono dietro l'angolo in tutte le partite e se si guarda la classifica, come la settimana scorsa che il Bari affrontava la Vibonese, si pensa che sia una passeggiata, ma la passeggiata non esistono per nessuno. Purtroppo ne abbiamo un esempio lampante di qualche giorno fa, quando la nostra nazionale, che era accreditata dei pronostici, ha perso una partita che probabilmente non avrebbe meritato di perdere, ma ha perso. Quindi l'attenzione deve essere altissima, bisogna arrivarci con il giusto entusiasmo, perché veniamo da partite fatte bene, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Oltretutto affrontiamo una squadra che è in salute, una squadra che 2 settimane fa ha pareggiato a Palermo rimanendo in inferiorità numerica. Sugli spalti sono previsti più di 20.000 spettatori, dato che infrangerebbe il record stagionale del campionato stabilito in Bari-Foggia del 20 ottobre 2021. L'obiettivo della squadra doveva essere quello di riavvicinare il suo popolo, la sua gente a venirci a vedere, a tifare per noi. È troppo scontato non pensare che tutto questo sarebbe passato attraverso i risultati, che fortunatamente con il lavoro siamo riusciti ad ottenere. Io credo che quello che la gente abbia apprezzato di questa squadra è il modo di affrontare le partite, il modo di contrapporsi all'avversario e in sintesi il modo che questi ragazzi hanno utilizzato per indossare una maglietta importante come quella del Bari. Indisponibile Botta, non mancheranno dubbi di formazione per Mignani, che spera di festeggiare la sua prima promozione in B da allenatore, anche se... Io penso che se avessi in tasca il biglietto vincente del Super Enalotto non sarei tranquillo fino a quando i soldi non sono nel conto, perché magari c'è la tasca bucata o magari ti suda la mano e ti scivola in terra e lo perdi. Perché sono fatto così, ma sono fatto così in tutte le mie situazioni della vita.